Una bella giornata per il calcio giovanile e soprattutto per i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport. Nasce infatti il progetto Tutoring Diocesi di Napoli, un torneo di calcio giovanile organizzato dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe in collaborazione con la società sportiva Calcio Napoli. Il progetto, realizzato da Harry Up, la prima scuola di calcio per strada che conta circa 2.000 iscritti, intende facilitare la pratica calcistica in tutte le sue forme, aumentando la quantità e la qualità del tempo trascorso da ragazzi e ragazze a giocare al calcio, puntando a ridurre l'impatto delle barriere di natura economica, culturale, sociale e logistica. L'intento del torneo è quello di riportare il calcio negli oratori, riavvicinando i ragazzi alla pratica sportiva dello sport più amato dagli italiani. Nel corso della presentazione è intervenuto il presidente De Laurentiis, che ha spiegato come sia nata la partecipazione del Napoli a questa iniziativa. Ringrazio l'amico Sepe che, quando mi chiamò e mi parlò di questo progetto, mi trovò subito d'accordo, perché sia mio padre che io abbiamo sempre avuto un'idea che si fa troppo poco per il mondo dei giovani. Aggregare intorno a un concetto di sport e di cultura i giovani diventa estremamente propedeutico a costruire le menti giuste di domani. Soddisfatto il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, che ringraziando il presidente De Laurentiis ha sottolineato l'importanza di iniziative del genere. La risposta ai mali, al male, a queste organizzazioni mafiose eccetera, si dà come? Contrapponendo positività, realtà positive, raggruppare, educare, formare i nostri ragazzi e i nostri giovani, lo sport con la cultura, con l'università, con le tante mille possibilità che noi abbiamo e che vogliamo offrire ai nostri ragazzi, proprio per evitare che possano cadere nei tranelli di queste organizzazioni camorristiche o malavitose.